Buonasera. Ma buonasera. Ben arrivati in questa domenica horror. Come state? Come pass avete passato il weekend? Arrivati a tutti. Buonasera. Buonasera a lei. Ciao Sandro. Allora, siamo pronti per questo finale alternativo di Little Hope, sperando che cose vadano come devono andare, più che altro. Sei diventato il curatore? Sì. Ciao, Tia. Com'è andata? Sei vivo? Hai perso qualche pezzo? Ma sei ancora tutto integro. Ma solo la testa, poi facciamo come Futurama, lo mettiamo in sotto salsedine. Sono occhi per giocare, domani vediamo le condizioni. Bene. Bene, bene. Guarda, le mie mani lasciale perdere. Cioè, questa settimana ho sudato col male alla schiena. Minchia. Bene. Io non ho ancora preso niente. Io penso che prenderò qualcosa prima di andare a letto. Perché tra mal di testa e male ai polsi, penso che prenderò qualcosa dopo, prima di andare a letto. Quindi mancherà attrezzi. Allora, bando alle ciance. Conto comitiva, conto parrocchia. Allora, dove eravamo rimasti? Noi eravamo appena entrati dentro la chiesa. Qui stavamo facendo, diciamo, tra virgolette, la. Stiamo scappando dagli alter ego di Taylor e di Daniel. Però era quello di te. Angela è nelle fogne, quindi boh. Non abbiamo sparato a nessuno stavolta perché non abbiamo la pistola. Stavolta non abbiamo preso la pistola. Quindi vedremo cosa accadrà. Andiamo solo il coltello. Ha preso Taylor. Ti prego, aiutaci. Non sappiamo più che cosa fare. Ho paura di restare intrappolato qui. Anch'io, credimi. Io cerco aiuto. È una perdita di tempo. Quella cosa là fuori si prende gioco di noi. Non era il caso di chiudere fuori quel vecchio. Aspettarlo sarebbe stato troppo pericoloso. Non avevo altra scelta. Professore! Andrew! Sono io, il prossimo. Il prete, reverendo, quel che era, ha mosso accuse al mio sosia. Sembrava serio. Un altro processo? Questa volta no. Ma la situazione era simile. E la bambina? Mary? C'era anche lei. Ma ha cercato di difendere il mio sosia. Qui siamo al sicuro. C'erano degli altri ingressi. Scusa, prof, non ho guardato. Quel coso è ancora là fuori. Guardate, laggiù! È meglio seguirla. Chiunque lei sia è coinvolta in quello che ci sta succedendo. E se hai ragione, che facciamo? Fermarla potrebbe essere l'unico modo per salvare la vita ai nostri sosia. Ok.
Sta di guardia in caso tornasse quell'essere. L'altra volta che mi ha fatto non c'era Daniel, non sbaglio. Eravamo saliti con John sopra. Ehi, piccola. Sei qui? Quanti anni hai? Dolore a dire queste parole, ma il tuo castigo sarà la nostra salvezza e terrà al sicuro la città. Potete graziarlo, ve ne prego. So che per te è difficile, ma un giorno comprenderai e me ne sarai grata. Allontanati da qui, Mary. Le suppliche non servono. Non devi avere memoria della mia fine. Che sarà di me quando te ne andrai? Il giudice Wyman ha nominato Abram. Sarà il tuo tutore. Una decisione che non vede tutti concordi. Il giorno del giudizio giunge per tutti. Oggi tocca a te. No! Guarda, piccola. Osserva chi volevi salvare. Lui non è più una creatura terrena. Soltanto i demoni e dannati resistono a tal modo. Non ci sta facendo più scegliere le cose da fare. No, c'è anche John. E Taylor, tutti. Era proprio qui. Lo tenevo stretto. Ero con lui. Ma non ce l'ho fatta. Facciamo fare la stronza o la facciamo fare la ragazza comprensiva? Perché io le farei fare la ragazza comprensiva, in modo tale che lui poi comincia a parlare e racconta. Emozioni aveva lei? Seduzione, inganno, arguzia, caparbietà, suscettibilità, speranza. Io direi di andare di Sì.
Mi spiace sia toccato anche a te. So bene quanto fa male. Grazie. Noi stiamo bene. È sufficiente. Perché Mary ci ha voluto mostrare la morte di suo fratello? Non capisco perché difendesse il fratello. Sembrava non volesse metterlo nei guai. Non davvero. È vero. Ha ragione. Eccolo lì! È quello che ci segue! Andiamo! Cosa facciamo adesso? Con quel mostro là fuori? Piano. È qui fuori. Sentite. Sì, è qui fuori. Per adesso. E se entrasse dentro a cercarci? Forse siamo al sicuro se rimaniamo in chiesa. E perché? Perché è un luogo sacro. Magari qui non ci può entrare. Andiamo! Non si tratta mica di un vampiro. Almeno è un edificio con delle mura. Ha ragione. Qui è più sicuro, non ce ne andremo. Quella creatura mi cerca di nuovo! Vuole me! Non capite con chi abbiamo a che fare? Quell'essere non è una creatura normale. Dobbiamo scappare subito. Giusto? Giusto, dobbiamo andarcene. Se restiamo qui, diventeremo la sua merenda. L'importante è stare uniti. Ricordate cos'è successo ad Angela. Ok. Proviamo, c'è una porta sul retro. Perfetto! Cosa diavolo è stato? Un motivo in più per scappare. Forza! Forse sono andati. Sembra libero. Stiamo vicini. La chiesa l'hanno fatta controllare. Nascondiamoci! Presto! Allora, per salvare John, quindi abbiamo dovuto combattere, andare a affrontarlo. Se no John moriva. Però lui vuole noi. Giusto? E per non farlo uguale all'altro volevo fare questa cosa. Quindi proviamo a scappare? Non affrontarlo? E sicuramente non ammazzerà John. Sicuro come non mai non ammazzerà John. Thank you.
perché si toccava le parti? Sapeva. Dove sei? Taylor, coraggio! Di qualcosa! Che facciamo? Daniel! Taylor! È lui. Sei tu? Non sì. Vedo niente! Sembrava anche a me. Destra o sinistra? Io l'audio l'ho sentito a destra. Quindi direi di andare a sinistra. Destra? Sicuro? Sei tu? Io sono qui. Taylor! Che bello rivedervi. Non ci speravo più. Qui siamo ancora in pericolo. Devo respirare. Dobbiamo andare. Non fermatevi. No, aspetta. Riposiamoci. Non esiste. Le creature cercano noi, non te. Andiamo via. Non voi. Avventatezza, cinismo, incertezza, irritabilità, razionalità, prepotenza. Noi qui che voci abbiamo? Irritazione e concretezza. Irritazione e... Quindi rimaniamo uniti. Con nessuno di noi è al sicuro. Irritazione, scusa. Irritazione. Io direi nessuno di noi è al sicuro. Ah, ok. Credetemi, restiamo uniti e andrà tutto bene. Come con Angela, vero? Ok, che facciamo adesso? Non lo so. Dovremmo seguire i loro caratteri. Riposiamoci un attimo. Adesso mi immagino il mostro appoggiato al muro. Tica. Sei addormentato. Dormi? Come ci riesci? Magari. Dubito che prenderei sonno dopo quello che è Guarda. Successo. Mi piacerebbe, sono a pezzi. Qualche idea su come andarcene? Dubbio? La nebbia ci ha avvolti, non si scappa. Non possiamo fermarci. Dobbiamo riuscire a capire da dove viene la nebbia. Forse la bambina, Mary, può aiutarci in qualche modo a uscirne.
trovare Mary, fermarla, può funzionare, ok? Ma l'altra ragazzina? Quella che continua a fuggire? Mary e lei sono collegate, ne sono convinto. Forse l'altra vuole condurci da qualche parte. Dove? Non lo so. Magari il luogo della resa dei conti. La situazione è fuori controllo. Non ci restano molte alternative. Tutti gli eventi ruotano attorno a Mary. I processi, le esecuzioni. Ok, ma allora come la fermiamo? Non sappiamo neanche se esista. È tardi per fare qualcosa. È così. È finita. Mary può sembrare una bimba, ma in realtà è il male incarnato. E va fermata. Non è così semplice. È una bambina, ti ricordo. Non possiamo... Ascoltami. Se la rivedremo, faremo tutto quello che serve. Cos'è stato? Quel mostro è tornato per finirmi. Nascondiamoci. Presto. Angela, stavolta... Verso di noi. Silenzio. Stavolta, Angela... Non possiamo ucciderla. Credo, eh. Angela! Vacci piano! Sono delicata! Pensavo fossi... morta. Come sei riuscita a trovarci? Pensavamo... Beh... È bello rivederti. Smettila! Mi metti in imbarazzo! Ma grazie. Con te non si scherza. Lo ammetto. Sei una donna forte. Così la banda è riunita. Avete trovato gli altri, bravi. In realtà, sono stati loro. Adesso dobbiamo solo pensare a salvarci. Andiamo. Abbiamo visto altre creature dopo che ci hai lasciati. L'essere che mi inseguiva era orripilante. Quindi ce ne sono altri. Ma che cosa sono? Come te la cavi senza occhiali? Me la cavo bene. Certe cose preferisco non vederle. Hai perso gli occhiali, ma non il senso dell'umorismo. Bene. Sentito? Ho sentito. Sembrava vicino. Continuiamo a scappare. Aiuto a scendere. Ok. Cazzo! Cerchiamo di non ammazzare nessuno adesso. Via! Scappiamo! Ehi, con calma! Scappiamo, ma un attimo! Andrew, aspetta! Cerchiamo adesso di non ammazzare nessuno. Angela, siete lì? Daniel! Taylor! Non ho un solo bel mouse. Dove diavolo siete? Aspetta, devo aiutarlo! Yeah.
Taylor! Devo aiutarla! Tieni duro, Daniel! Siamo qui! Non mi spiego come abbiamo fatto a salvarci. Aspetta a festeggiare, siamo ancora in questa città di merda. E quei mutanti sono ancora lì. Non fermiamoci. Dobbiamo andare, forza! È meglio conquistare te stesso. Più che vincere 1000 battaglie, se conquisti te stesso, la vittoria è tua. Nessuno potrà togliertela. Né angeli, né demoni. Paradiso o inferno. Forse comincia a essere evidente, non è vero? Cioè che nulla e che nessuno è obbligatoriamente quello che sembra essere. 3 esecuzioni, 3 creature tormentate. Finora tutti gli studenti sono riusciti a sfuggire alla condanna e all'eterna sofferenza. Ipotesi sul futuro e su cosa si nasconda nella nebbia? Qualcosa di sinistro sta per accadere. Ok, allora. Siamo la ragazzina. Dobbiamo fermarla. Io spero di non vedere mai più quella ragazzina. Sono certo che la rivedremo presto. Può sembrare folle, ma... forse... se riusciamo a salvare i nostri sosia dall'esecuzione, sopravvivremo anche noi. Io sono stata attaccata dopo la sua morte. La tomba di Mary. Qui riposa Mary Milton. Sulle cause della morte. Con lei a muovere la maggior parte delle accuse contro le presunte streghe. La storia Carver le prese sotto la propria protezione per istruirla a accompagnarla nella preghiera. Prima che incriminasse diversi abitanti del villaggio, il suo ruolo controverso all'interno di processi delle streghe attirò l'odio di tutti i residenti. Decisero di seppellirla ai confini. Che più è normale per ciò che ha combinato. Una premonizione? Essa. Demone alla porta. C'è qualcosa qui che non cade a pezzi. Struttura pericolante, zona pericolosa. Lucciole. Ecco spiegato il bagliore. C'è la casa. Ha un certo fascino, non pensi? Che fenomeno strano.
Chiedo venia per la tarda ora, ma dobbiamo interloquire. Cosa ti angoscia, amico mio? È per Mary. Sono in pensiero a causa del suo ruolo nei processi. Sono strazianti, è vero? Non solo quello. Ho visto che sorrideva mentre giustiziavano la sorella. Pareva goderne. Ne sei certo? Lo sono. Ma quando dice di struggersi al rimorso, è arduo non crederle. Stai lontano da lei, Abram. Quella bambina porta soltanto guai. Troppo tardi. Senza fratello e sorella, ora Mary vive sotto il mio tetto. Il tuo buon cuore vabbè, ma ce l'ho io adesso. Pericolo. Cosa mi consigli? Riferisci alla corte della sua dubbia fede, che gioiva alla morte della sorella. Ti supplico. Non saprei. Mary sembra dispiaciuta. Se nascondi i tuoi dubbi, la comunità ne pagherà il prezzo. Nessuno è al sicuro dai suoi vaneggiamenti. Molto bene. Se la corte ascolterà, testimonierò. Mi hanno stregato. Non sei stregato. Allora come si spiega la tua presenza? Neanch'io so che sta succedendo. Ti ha evocato per difenderla. Per indurmi al silenzio. Soltanto il diavolo può partorire un demone identico a me. Non sono un demone, ma ci somigliamo e sono d'accordo, è davvero molto strano. Che cosa vuoi da me? Voglio sapere cosa vuoi dire alla corte riguardo a Mary. Mi ero convinto a testimoniare, ma ora sono indeciso. So che hai paura, ma devi parlare. Dire cosa ha fatto la bambina, come dice il tuo amico. Vi manda il diavolo per tentarmi. Ma non soccomberò. Little Hope è ormai irriconoscibile. I fenomeni oscuri e inspiegabili sono all'ordine del giorno. E voi, chiunque siate, ne fate parte. Certo, dire la verità su Mary salverebbe il mio amico, ma non posso farlo a cuor leggero. Così facendo condannerei una bambina. Siamo dalla bambina. Allora proteggi il tuo amico. Dovresti denunciarla. Tutte le accuse e le esecuzioni sono colpa sua. Devi raccontare la verità. Sei maledetto. È un segno del demonio. Spero basti a fermare la bambina e a salvarci. Non hai capito. Vedremo. Un cazzo, Abram. Ho paura di aver sbagliato. Che è successo? Siete riusciti a incontrare Mary? No, non l'abbiamo vista. Merda. Il sosia di Andrew vuole testimoniare contro Mary. Per dire a tutti che è malvagia, non una piccola santa. Non può che essere un bene. Io ho capito proprio l'esatto Stiamo contrario. Stiamo assistendo a eventi che sono avvenuti centinaia Come stai? Di anni fa. Non bene. Demoni dal passato? Sono stanca di questa situazione di merda. C'è una cosa che mi ha sorpresa. Beh, sentirmi parte della squadra. Non ha nessun senso. Ed è bello. Per nulla. Non mi era mai successo. Sì, ti capisco. Anch'io ho imparato molto. Ma ci sono voluti demoni e fantasmi. Emotività o scherzo? Emotività o... Serve un eroe?
Com'è l'altra? Situazione seria. Motività direi, sì, no, anch'io direi motività, perché lei deve rimanere legata a lui. C'è poco da ridere, siamo in guai seri. Sì, lo so. La situazione è seria. Voglio soltanto andarmene. E ce la farò. Grazie. È che sono molto tesa al momento. Dobbiamo andare. Taylor! Ora ti capisco la scena. Un'altra volta. Taylor! Dove sei? Taylor! Taylor! Sei tu? No. Ah. Tieniti forte! E non mollarmi per nessun motivo! Io non ti lascio! Dobbiamo andare, ok? Che diavolo è quella cosa? È morsicchiata pure. Fantastico. Andiamo a vedere. Usciamo da questo maledetto bosco. Parleremo per strada. Ciao, Felix. I vocali sono bloccati. Perché qua bisogna sentire gli audio, uno, due, i vocali vanno usati nei momenti giusti e non a cazzo di cane. Quindi ho deciso di tenerli sbloccati per la live di oggi. Per tenerli bloccati per la live di oggi. Ok, allora. Adesso dovremmo trovare, se non erro, la casa. Siamo riusciti anche a capire la scena in cui Taylor è appoggiata al muro e viene buttata via da nulla. Ah no, adesso c'è la fabbrica. Vero. Che è successo con quella cosa?
Qualunque cosa fosse, non ritornerà. Spero di no. Non so che cosa abbiamo visto o immaginato, ma siamo ancora in pericolo. Non puoi esserne certo. Ci sarà una via d'uscita. Se fermiamo la bambina e i processi, chi lo sa? Non siamo ancora certi che fermare Mary possa essere utile. È solo una teoria. Sarà solo una teoria, ma per ora non abbiamo altro. Abbiamo una sola occasione. Se la sprechiamo, non ne avremo altre. È finita, quindi sono pronta davvero a tutto. Forza, diamo un'occhiata. Quindi il solito incertezza, giusto? Troviamo un'altra strada. Clinico favorevole all'operazione immobiliare. Con la chiusura si temono nuove ondate di proteste. Qui c'era il volto del sindaco, mi ricordo. Infatti. Dall'altro lato. È chiusa, come questa cazzo di città. Un'altra foto. Si è rotta la mascella. Peso del silenzio. Ok, allora, siamo in fabbrica. Direi che per il momento il corso degli eventi, diciamo che stiamo trovando roba, dettagli. Volevo controllare in chiesa, ma sai com'è? Venite a vedere. Qualcosa ha voluto che non controllassimo nulla. Hey! È pericoloso. Dubito si renda conto in che casino siamo. Presto, entriamo. Beh, è abbandonata da parecchio tempo. È giunta l'ora che io parli al giudice. La paura mi opprime. Non so come sarà accolta la mia testimonianza. Il diavolo spesso offusca la capacità di giudizio delle persone. Non ne verrà nulla di buono. Le sue parole vogliono tradire la verità. È compito mio decidere il vero. Abraham e Joseph sono complici in questo inganno. E vi ricordo che solo ieri avete condannato Joseph a morte. O siete pentito della decisione? Dopo quanto ho appreso oggi, continuo a ritenere che Joseph fosse connivente col maligno quanto la moglie. La corte ringrazia il reverendo Carver che ha sfidato il demonio per fornire le prove. Mio dovere, giudice. Tuttavia, questa corte è tenuta per legge a cercare la verità. Pertanto è mio dovere esaminare le accuse di Abram contro Mary. Mi permetta una parola, giudice Wyman. Il tempo scarseggia, vi richiedo sintesi. Mary ha dato chiara prova di grande forza nel denunciare il male. Pochi hanno tale coraggio.
Eppure, nonostante abbia svelato una pericolosa congrega, viene infangata. Il suo coraggio è in dubbio, ma dobbiamo appurarne le intenzioni. L'accusatore è colui a cui è stata affidata questa innocente. Di fronte alla palese inadeguatezza al ruolo, chiedo alla corte che Mary sia trasferita altrove. Chi proponete come tutore, reverendo? Io posso assumermi la responsabilità della bambina, se la corte approva. La corte ascolterà le parole di Abram e solo in seguito prenderà una decisione. Abram! Vediamo un po' cosa dice Abram. Sicuramente mi farà scegliere. Non so quale via intraprendere. La coscienza mi intima di testimoniare contro Mary, ma solo l'idea di farlo mi opprime. Comprensione per te è difficile, energia, la bambina è malvagia. Energia o comprensione? Poi, la bambina è maledetta. Ok. Riferisci al giudice tutto quanto. La bambina è malvagia. La gente deve saperlo. Illustra la corte perché sei qui. Parla, ragazzo. Avanti! Mary ha parlato di spiriti maligni, sortilegi e stregoneria. Eventi che molti ritengono impossibili all'interno. Non sono qui per ascoltare pettegolezzi. Avanti, giungi al punto. Mary mi ha confessato che le sue accuse erano false. Non ha visto nulla di ciò che dice. Nessuna stregoneria. Tantomeno famigli e demoni. Erano solo le fantasie di una bambina. Sei consapevole della gravità di quanto dici? Sì, giudice. Molto bene. Puoi congedarti. Mary resterà con me? Ma... Dopo la tua testimonianza, ritengo di trasferirla altrove. Il reverendo Carver si occuperà di Mary per ordine della corte. Raccontatemi, c'era di nuovo il sosia di Andrew? L'abbiamo visto. Ha detto al giudice che Mary ha inventato tutto, che ha mentito su ogni cosa. E ora la portano via e la sbattono in galera. Questo ci aiuterà, per forza. Ora sappiamo che possiamo alterare gli eventi. Cosa pensi? Ha ragione lui? Sarò anche stupido, ma non capisco come... chiunque possa cambiare un evento avvenuto secoli fa. Normalmente sarei d'accordo, ma date le circostanze, sembrano andare in parallelo con noi. Forse possiamo influenzarli. Ma che cazzo? Non possiamo restare. Andiamo via da qui. Guarda i vestiti. Questa fabbrica è chiusa da un bel pezzo. Negli anni 70 avevo ancora tutta la vita davanti. Deve esserci un'uscita. Forse al piano terra. Questa parte l'abbiamo fatta con Andrew.
Ah, yes. Lettera di richiamo a seguito del... Ok, l'abbiamo letta, sì. Questa parte l'abbiamo letta. Qua c'è una scatolone con una fotografia della famiglia. Vieni qui, guarda cosa c'è. È assurdo, cazzo. Questo è troppo, davvero troppo, cazzo. Prima incontriamo dei bifolchi cacciatori di streghe identici a noi. E adesso abbiamo anche la famiglia più in... E anche loro sono nostri sosia. Ma che cazzo succede? Ma come si spiega? Secondo te sono morti come gli altri sosia? Non lo so. Chissà che gli è successo. Forse siamo tutti nello stesso incubo. Vuoi davvero un souvenir? Di questa notte? Di questa città? Comunque, questa la tengo io. Chissà come mai. Quando dici che potrebbe essere un incubo, ci credi? Se è il mio incubo, chissà come cosa mai si qui? Prende questa fotografia. Questo vale per ognuno di noi. Non so più cosa reale. Tu sei il vero Andrew. Andiamo. Quindi, chi sarebbero i tizi nella foto? E se il tempo si è ingarbugliato? E quelli nella foto siamo realmente noi? Ma hanno circa la nostra età. O almeno sembra. Ah no, questo abbiamo già letto. Stavo leggendo veloce. Era una cosa che avevamo già letto pure. Veramente Andrew si è preso quella fotografia. Mai. Come Anthony quella foto. Damia. Il giudice. Vedete dal capo Bond riguardo l'accadimento di Ciclope e accoltati gli appelli della cittadinanza, le scrivo per esprimere la prima. Ok, questo abbiamo letto. Abbiamo già letto questa parte. C'è la foto di coso. Che sarà successo? Di Vince. L'ha mollato per un altro. Ok. Quale sarebbe la tua teoria? Siamo morti? È quello che ho detto a Taylor. Siamo morti, cazzo. Missione della Contea Orientale, chiusura di stabilimento produttivo. Lo stabilimento è stato chiuso in seguito alla liquidazione degli Antelope Textiles Ltd. I disordini successivi alla chiusura della fabbrica hanno reso necessario l'isolamento della zona. Qualunque tentativo di accesso alla struttura sarà considerato reato. Per recuperare gli effetti personali di ex dipendenti sono pregati di contattare i nostri uffici al 555-65-668.
Taylor davanti alla porta, che è inquietantissima. Bene, direi di andare di là. Daniel, siamo come l'altra sera? Ma giusto per capire. Daniel, mannaggia San Crispin. Sentito. Veniva dal basso. Dobbiamo andarcene da qui, ora. La madre di incendio è passata una giocattolo. La causa dell'orrendo incendio che ha devastato la famiglia di una famiglia di Little Hope andrebbe ricercata in un giocattolo. Tenente David Farr, del corpo volontario di Vigili del Fuoco di Little Hope, ha dichiarato che all'Herald che qualcuno aveva lasciato una bambola sulla cucina a gas acceso. La sua opinione è che la bambola abbia preso fuoco e cadendo abbia pizzicato l'incendio del resto della stanza. 5 membri della famiglia Clark hanno perso la vita tra le fiamme. L'unico sopravvissuto è Anthony Clark. È stato interrogato dalla polizia perché è sospettato per aver causato l'incendio. A seguito delle indagini, il ragazzo verrà rilasciato oggi senza una imputazione di carico. Per la famiglia, il reverendo Leonard Carson della chiesa episcopale di St. David ha definito l'accaduto una tragedia. È terribile che una famiglia venga decimata così. Di recente stavano vivendo un brutto momento, come molte altre famiglie, ma erano persone per bene e lavoratrici. Io cercavo di assisterli in qualche modo in questo periodo buio. Non doveva finire così, è una tragedia. La data del funerale non è stata ancora annunciata. Sia i vigili del fuoco che l'ufficio del sindaco hanno lodato la rapidità dell'intervento dei poliziotti accorsi sulla scena in tempo per impedire che le fiamme mietessero una settima vittima. Il celere intervento degli agenti Reynolds e Hoffman hanno scongiurato un'altra morte. Ritirato sindaco che ha raccomandato i due uomini per l'encomio. L'impatriato di veterani, terzo battaglione Vietnam, luogo sala di veterani. Ok, ci interessa. L'avevamo letto. Oh. Pesa molto. Andrew, muovi il culo, mi serve una mano. Che c'è? Tu da quella parte, io da questa. Spingiamo insieme. Bene. Dai, forza! E va giù tutto. Oh, oh merda! Ecco. Salviamo un'altra volta, Daniel. Stai bene? Daniel.
Scusa! Facci sapere come stai! Andiamo prima che succeda qualcosa. Adesso è tosto a tenerli vivi perché continuano ad attaccare e continuano a rompere i coglioni sti cazzo di mostri. Daniel! Dove cazzo sei? Rispondimi! È già arrivato, Daniel? No. Ancora non c'è. Ok, andiamo avanti. Daniel è uno in gamba. Ci raggiungerà. Adesso tocchi ad Angela. Stai bene, Daniel? Dove diavolo sarà finito? Un cazzo. Daniel, ti prego, rispondi! Niente paura, lo troveremo. Daniel, dove sei? Andrew! Ehi! Ehi, ragazzi! Sono quassù! Cavolo, che piacere rivedervi! Almeno non sono l'unica completamente fradicia. Io pensavo di averti perso. Dovrai sopportarmi ancora. Qualcuno ha visto la bambina, Mary? No, io no. Siamo John. Adesso quello di John. Che ci insegue. Cazzo. Tira su. Carino. Spero di dimenticarlo presto. Ruscia. Avete visto? Succedere di tutto. Occhi aperti. La tua esistenza è una minaccia per Little Hope, Joseph. Preparati a morire. La tua brama per Satana non ha risparmiato neppure tua moglie Amy. Fatemi ciò che volete, ma esigo rispetto per la mia defunta moglie. Ancora non ti arrendi? Devo estirpare il demonio per il bene di tutti noi. Oh, nessuno è al sicuro. Joseph, rinunci al diavolo e ai suoi dettami. Io non ho peccato. Non sono un servo del demonio. La città è corrotta dalla follia per colpa della serva di Satana. Noi dobbiamo fermarli. Vattene! Dammela! Guardate! Guardate come soffre la fanciulla. Joseph la tiene soggiogata a Satana. Altre pietre! Il diavolo in lui deve essere schiacciato! Non fermate! Il destino di Little Hope dipende da voi!
come la fai, la fai? Che è successo? Ditemelo. Non ci resta molto tempo. Tempo per cosa? John! Che stai facendo? Ora basta scappare. Sei impazzito? Dobbiamo andare! Ti aspetto! Serve aiuto! Un attimo. È andato? Io non la vedo più. Le scene di transizione che fanno da un personaggio all'altro piacciono. Dobbiamo riuscire a fuggire Rallentino. Prima che quella cosa entri. Sembra che ci sia stato un rogo. Allora, ragazzi, siamo tutti vivi. Qui c'è qualcosa di strano. Per il momento. Novità. Qui è tutto strano.
disegni. Mi considerano. Non gli importa di me. Contorsionista. C'è una chiave. No. Ha detto di toccare qualcosa. Ah. Io non te ne frega un cazzo degli altri, però. Sarebbe anche comodo. Carso. Reni, questo... Ah, questo abbiamo già letto. Era la mamma di Megan che chiamava il reverendo per farsi dare una mano. Questi problemi che aveva la bambina. Problemi. Madonna, il lavoro dei genitori. What? Andiamo anche Angela. Ok.
E la famiglia al completo, ragazzi. Guardate un po' qui. Eravamo sposati. Sono sempre più confusa. Che dire, adesso ci tocca verità. E se qua mi dice di aprire, apri. Apriamo la porta, lasciamo mettere. Dai ragazzi, un festino. Come on everybody. La facciamo, la famo finita? La famo finita, dai. Quando che vogliono entrare. Vediamo come andrà a finire. Bene, non di certo. Hai sentito? Sì. Sarà la bambina. Cerchiamola. Circondiamola. È qui dentro. Aspetta. Ehi, piedona. Vedi di non rompermi il disco, capito? Andrew. Buonasera, Mauriz. Come andiamo? No, aspetta. Mi proteggerete. Dovete. Aspetta, non può essere. Assicuro tutti i presenti che la nostra città sarà libera dal giogo del diavolo. Poco poco. Forte dell'aiuto di Dio, Little Hope prevarrà. È la mia parola. È arrivato giusto giusto al finale. Vediamo se avevo sistemato qualcosa. Per un motivo. Se vogliamo liberarci per sempre del male che infesta Little Hope, dobbiamo agire subito. Io accuso te, Mary, di stregoneria. A voi, reverendo. Le prove emerse durante la mia indagine sono incontrovertibili. Mary usa la sua bambola come famiglio per servire il demonio. Siamo stati ingannati da una bambina e dalla sua innocenza. Questa bambola ha causato l'ingiusta accusa di Tabitha. Ma è sempre appartenuta a Mary, e Mary soltanto. Ha assistito all'esecuzione della sorella senza proferire parola. Questo non è vero, bugiardo! Ora questa peccatrice, questa figlia di Satana, osa scaricare su di me, un servo di Dio, i suoi crimini. Qualunque cosa si inventi, non farti mai impietosire. Hai scelto di far condannare Mary. Ora lascia che segua il suo corso. Non ti devo arrecare danno alla città o agli abitanti. Potete aiutarmi? Che posso fare? Potessi intervenire per fermarmi, lo farei, ma persino nella sua ora più buia questa degenere continua a invocare l'ausilio. Aspettate. Del diavolo. Chiedo il permesso alla corte. Ti prego di farmi da guida. Ti chiedo consiglio. Facciamo il double? O andiamo avanti per la nostra strada? Le scelte sono condannare, dire che Carver è il malvagio, oppure c'è qualcosa di oscuro in questa città. L'altra volta abbiamo condannato Carver. Sono andato giusto, mi guardo il finale e faccio due partite veloci, veloci. Allora. Io direi fare l'altra, visto che quella l'altro finale lo conosciamo. Io direi di fare l'altra.
Così aiutiamo. Proviamo la seconda e poi ricaricare se il primo cambia o meno. Non so se devo rifare tutto quanto. Ne facciamo uno, poi vediamo eventualmente se mi fa caricare direttamente da qua oppure no. Qualcosa di chiaramente oscuro aleggia qui, nel cuore della comunità. Nessuno dubita che Little Hope sia malata, che la città sia preda delle tenebre. Nessuno o nessuna tra gli astanti mette in dubbio la presenza del diavolo tra noi. Il solo scopo di questa corte è sradicare il male senza indugio alcuno. Non abbiamo tempo da perdere. Fidati di quello che dici. È Mary quella da accusare. Non so cosa scegliere. Se sbagliassi, condannerei un innocente. La bambina deve pagare per le sue cattiverie. Spetta alla corte decidere. Traditore! Lasciami andare! Abram, ignoralo! Non è nostro amico! S'appella agli spiriti malvagi! Alla corte servono altre prove di colpevolezza? Devo giungere a una sentenza per il bene della città e di chi la abita. Vi è solo un modo per liberarci dal male che hai portato. Mary, tu sarai condotta via, quindi bruciata al rogo come eretica e strega. Così mi difendete! Voi siete identico a tutti gli altri! La sentenza ha effetto immediato. Non possiamo rischiare che il diavolo tenti di salvare la sua discepola. No! La colpa è solo vostra! Sarai dannata in eterno, sorella di Satana. Io questa volta facciamo il finale buono. Brucerai nelle fiamme dell'inferno. Quindi è finita. L'hanno bruciata viva. Che altro resta? Non sono tanto sicuro. Potrei aver peggiorato la situazione. Andiamo via da qui. Qui non riusciremo a trovare le risposte che cerchiamo. Andiamo. Quella bambina non ci tormenterà più. È finita. Nuovo così. Erano rimasti soltanto John e Taylor.
E abbiamo salvato la bambina. Che dovessimo fare accusare la bambina per poi passare a Carver dopo. Perché ci ha fatto uscire due volte. Cioè... Vediamo se qua cambia qualcosa, perché arriva la polizia con Vince tutto incazzato. Sì, stiamo cercando di trovare il finale buono. Trovarti qui. Finale buono. Speriamo. È stata dura anche per te. È stata dura per entrambi in questi ultimi anni. Qui restano solo fantasmi. Ti do un consiglio. Vattene finché puoi. Se non vuoi impazzire. E credimi, ne so qualcosa. A 10 minuti da qui c'è un ristorante, troverai un telefono. Non tornare più. Qui non c'è niente per te. Qui è cambiato qualcosa. Deviando il traffico a Little Hope. Tutto ok? All'aria di uno un po' confuso. Sì, sto bene. Voglio soltanto portarli a destinazione. Dubito che un lieve ritardo possa causare disagi. Col neutrale. Ma la smettete di parlare! Non è così che troveremo aiuto, e neanche una via d'uscita. Mila, come va? Mi scusi, stiamo cercando il nostro autista. Come? L'ha visto? Sì, divertente. Perché non ti bevi un bicchiere?
Meglio di no, grazie. Devo restare lucido. Non mi sembra il caso di bere ora. Non è il momento migliore. Ho solo questo ormai. Se potesse... sì, insomma, darci una mano. Gliene saremmo grati. Darvi una mano? Vediamo cosa se riusciamo a farlo. Cosa succede lì dentro? Devi scappare subito! Me ne andrò quando mi guarderai in faccia. Sono molte più ora scene. Fammi entrare. Molte più scene. Dubito si renda conto in che casino siamo. E questo, così pare, è quanto. Per ora almeno. Si può sempre provare di nuovo, sperando di giungere a un esito diverso. È questo il problema con i demoni. Se non puoi metterli a tacere, seguitano a tormentarti. Un finale poco lieto. O forse lo è. Dipende dai punti di vista, in fondo. E infine, l'abbiamo... provato l'autista. Drop di Rocket. Che finalmente ora può lasciarsi il passato alle spalle. Alla prossima, magari nel sud del Pacifico. Ok, questa è la scena finale. Noi adesso. Ricarichiamo il capitolo, se riusciamo. Tocca da solo. La fine. Ok. Versione originale 98,18. Dobbiamo riuscire a fuggire prima che quella cosa entri. Sembra che ci sia stato un rogo. Ok, ragazzi, non qui guardiamo un'immagine, un cazzo. Facciamo e basta. Qui è tutto strano. Parliamo con la bambina, andiamo su direttamente e non me ne frego un cazzo. Non controllo né finestre né. Vado dritto sopra nella stanza. Sappiamo cosa andiamo incontro. Passiamo la bambina e poi passiamo sul carro. Hai sentito? Sì. Vediamo se cambia qualcosa, se no cambia un cazzo. Cerchiamola.
Perché se no non so sinceramente. È qui dentro. L'ho salvato tutti. Ehi, piedona, vedi di non rompermi il disco, capito? Andrew, ma che fai? L'ho salvato tutti quanti. Sa che stavo per confessare tutto al giudice. No, aspetta. Mi proteggerete. Dovete. Aspetta, non può essere. Assicuro tutti i presenti che la nostra città sarà libera dal giogo del diavolo. Forte dell'aiuto di Dio, Little Hope prevarrà. È la mia parola. La corte è stata celermente riunita per un motivo. Se vogliamo liberarci per sempre del male che infesta Little Hope, dobbiamo agire subito. Io accuso te, Mary, di stregoneria. A voi, reverendo. Prove emerse durante la mia indagine sono incontrovertibili. Mary usa la sua bambola come famiglio per servire il demonio. Siamo stati ingannati da una bambina e dalla sua innocenza. Questa bambola Guarda. Ha causato l'ingiusta accusa di Tabitha. Ma è sempre appartenuta a Mary, e Mary soltanto. Ha assistito all'esecuzione della sorella senza proferire parola. Questo non è vero! Bugiardo! Ora questa peccatrice, questa figlia di Satana, osa scaricare su di me, un servo di Dio, i suoi crimini. Qualunque cosa si inventi, non farti mai impietosire. Hai scelto di far condannare Mary. Ora lascia che segua il suo corso. Non intendevo arrecare danno alla città o agli abitanti. Potete aiutarmi? Che posso fare? Potessi intervenire per fermarmi, lo farei, ma... Persino nella sua ora più buia, questa degenere continua a invocare l'ausilio del diavolo. Chiedo il permesso alla corte. Mi domando. Ti prego di farmi da guida. Ti chiedo consiglio. Qualcosa di chiaramente oscuro aleggia qui. Nel cuore della comunità. Nessuno dubita che Little Hope sia malata. Che la città sia preda delle tenebre. Nessuno o nessuna tra gli astanti mette in dubbio la presenza del diavolo tra noi. Il solo scopo di questa corte è sradicare il male senza indugio alcuno. Non abbiamo tempo da perdere. Fidati di quello che dici. È Mary quella d'accusa. Non so cosa scegliere. Se sbagliassi, condannerei un innocente. L'unico modo per uscire da tutto questo è liberarsi della bambola. Se la distruggiamo, la bambola va annientata tosto. Forse tutto finirà. È lei a condizionare Mary. La bambola va annientata tosto? La bambina è alla sua mercé. Distruggiamo la bambola e il diavolo lascerà Mary. Ella rinsavirà e tornerà innocente. Reverendo, bruciate la bambola. Distruggetela. Non siate precipitoso. La bambina deve pagare le conseguenze dei suoi gesti. Non intralciate la mia autorità. Fate come chiedo. Welcome to the club. Hai fatto il possibile. Quello che accadrà non sarà colpa tua. Salveranno questa volta? Io non credo. È finita, giusto? Non sono tanto sicuro. Potrei aver peggiorato la situazione. Andiamo via da qui. È un finale dove qui vivono non tutti riusciremo sicuro, a trovare le risposte che cerchiamo. Andiamo. Quella bambina non ci tormenterà più. È finita. Gli altri non escono. No, escono tutti. Escono tutti! Ehi!
Curiosamente sono salvati loro l'altra volta, questa volta vogliono questo. Entrare, farlo un'altra volta e dare a accusare Carver a prescindere subito, senza fare, visto che stanno accusando la bambina, dire no, Carver è malvagio. Perché qua abbiamo bruciato adesso? No. Non sto. Come la fai, sbagli. Poi a sto giro abbiamo salvato Daniel e Angela. Non tutti quanti. Ho visto uscire Angela, ho visto uscire Daniel e ho detto, bah, fatta! No! Mi dispiace. So che non è colpa tua. È stata dura per entrambi in questi ultimi anni. A un chilometro da qui c'è un locale. Hanno un telefono. Chiama i soccorsi e vattene da qui. E non tornare più. Qui non c'è niente per te. Mi spiace per quello che è successo stanotte. Mi affliggerà sempre. Non sei qui da solo. Non essere severo. Abbiamo vissuto un incubo. Questo lo sai, vero? Finalmente ce ne andiamo via. Vorrei ci fossimo tutti. Dobbiamo riuscire a fuggire prima, allora, che quella cosa entri. Maurizio, mi raccomando, sembra, quando prende il disco appare la bambina. Qui c'è qualcosa di strano. Che novità. Qui è tutto strano. No, al 100% penso sia dovuto al trovare tutti gli oggetti, credo, eh. Cerchiamola.
Non mi sto capacitando della cosa. Perché è qui dentro. Daniel e Angela sì, e loro no. Aspetta. Boh, vediamo. Sei pronto, Maurizio? Adesso. Io clicco. Adesso succede che appare, va bene? 3, 2, 1. Sa che stavo per confessare tutto al giudice. No, aspetta. Mi proteggerete. Dovete. Aspetta, non può essere. Assicuro tutti i presenti che la nostra città sarà libera dal giogo del diavolo. Forte dell'aiuto di Dio, Little Hope prevarrà. È la mia parola. La corte è stata celermente riunita per un motivo. Se vogliamo liberarci per sempre del male che infesta Little Hope, dobbiamo agire subito. Io oggi vedi il fantasma della bambina scocciato. Di stregoneria. A voi, che reverendo. Palle, di nuovo. Le prove emerse durante la mia indagine sono incontrovertibili. Mary usa la sua bambola come famiglia per servire reverendo. Il demonio. Siamo stati ingannati da una bambina e dalla sua innocenza. Questa bambola ha causato l'ingiusta accusa di Tabitha. Ma è sempre appartenuta a Mary, e Mary soltanto. Ha assistito all'esecuzione della sorella senza proferire parola. Questo non è vero, bugiardo! Ora questa peccatrice, questa figlia di Satana osa scaricare su di me, un servo di Dio, i suoi crimini. Qualunque cosa si inventi, non farti mai impietosire. Hai scelto di far condannare Mary. Ora lascia che segua il suo corso. Non intendevo arrecare danno alla città o agli abitanti. Potete aiutarmi? Che posso fare? Potessi intervenire per fermarli, lo farei, ma... Persino nella sua ora più buia, questa degenere continua a invocare l'ausilio del diavolo. Chiedo il permesso alla corte. Ti prego di farmi da guida. Chissà cosa succederà adesso. Ti chiedo consiglio. Dobbiamo fermarli. La vera follia si nasconde in questa corte. Carver, è lui il colpevole. Siamo stati sviati dal male. La verità è stata occultata, ma non da Mary. È il reverendo Carver, colui che ci ha spinto a credere nel demonio. Pace. È tutta opera sua. Non ci ingannerai più. Ormai le tue intenzioni sono evidenti. Io epurerò questa città da qualsiasi male. Ha ragione. Fidati di lui. È Carver il colpevole. Cosa devo fare perché a Little Hope torni la luce? Ho timore del reverendo e della sua azione. Devi fermare Carver. È colpa sua, non capisci? Vuole condannare Mary per salvarsi la pelle. So cosa bisogna fare. Fermi! Che senso ha tale indignazione? Ciò che ho appena udito mi disgusta nel profondo. Vediamo se è come pensi. Dovrete rispondere di accuse estremamente gravi. Perché credo che sia una combo questa. Come può un servo di Dio comportarsi in cotal guisa? Mary, le tue pene sono finite. Sei libera di andare. Storti! Ingannati da una bambina! Non scorgete la sua natura! La verità vi fissa dai recessi dell'inferno, eppure non vedete! La figlia del diavolo ha ingannato voi! Non me! Io lo so! Io lo so! Meretrice di Satana! Pagherai per i tuoi crimini! Sono stato tra i primi a cedere alle tue malie, ma ora tutta Little Hope è tua succube. Non so sdebitarmi. Senza di te sarei morta. Mi hai salvata. Ti ricorderò in eterno. Non ti ho salvata. Criminal Minds.
posso credere che sia finita. Hai difeso la bambina e avevi ragione sul prete. Era lui il reale colpevole. Guarda, non andiamocene via. La favela oscura. Come escono solo loro, si chiude la porta. Cosa è successo? Hai visto la bimba, Mary? No, quel colpo di martello era proprio criminale. Penso che finalmente questo incubo sia finito. Angela esce, Daniel esce, loro due rimangono dentro. Perché rimangono dentro? Niente, qualcosa abbiamo sbagliato su di loro. Cosa abbiamo sbagliato su di loro? Va bene, io però direi che abbiamo fatto quello che dobbiamo fare. Abbiamo capito che oltre alla uccisione totale degli altri, che abbiamo fatto quando abbiamo scelto di uccidere la bambina, c'è anche qualche altra cosa che abbiamo sbagliato. Però che cosa abbiamo sbagliato? Non saprei sinceramente. Abbiamo seguito i loro caratteri, tutto quanto. Non si sa. Comunque, vi ringrazio per la serata. Mi raccomando, domenica prossima iniziamo un nuovo gioco. Perché non vedo di riportare di nuovo questo. Basta. Per martedì vi faccio sapere. Per martedì vi faccio sapere per come torno da lavoro, sinceramente. Credo una settimana, se non fosse per venerdì, andrei a letto prima del tempo, perché arrivo a casa demolito. Comunque, mi raccomando, seguite i social. Quando e se vado in live. E chissà, martedì Sekiro? Martedì facciamo una live chill, venerdì facciamo una cop night, andiamo avanti con Demon Souls e facciamo altre cose. Demon Souls, perché mi è uscito Demon Souls non lo so, Elden Ring. Chissà.
Quindi mi raccomando, buon inizio settimana, buonanotte a tutti, fate i bravi, mi raccomando, subito, e grazie ancora.